Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video monografico, questa volta su un genere un po' più stuzzicante, genere erotico, però sempre con una certa scelta di titoli e un certo garbo. E piccola novità, sigla. Per ricominciare, Re June di Anaïs Nin, che non è neanche da considerarsi un romanzo perché non è un romanzo, è la raccolta di alcuni estratti del diario di Anaïs Nin che non furono pubblicati in vita dall'autrice. Anaïs Nin è rimasta famosa soprattutto appunto per questo suo diario intimo, però finché è restata in vita ha deciso di estrarne delle parti, quelle che non parlavano dei suoi tradimenti, delle sue tresche amorose, dei suoi vari amanti. Cioè puntava l'attenzione più che altro sul suo travaglio interiore e fece la fortuna di questa scrittrice che forse altrimenti sarebbe stata dimenticata dalla letteratura. Anaïs Nin era una persona molto colta, particolarmente colta e aveva frequentato gli ambienti della Parigi degli anni 30, quelli successivi a quelli della generazione perduta, mentre Henry Miller si può ascrivere ancora alla generazione perduta, quella che aveva vissuto a Parigi negli anni 20. Ricordiamo ovviamente Hemingway, piuttosto che Francis Scott Fitzgerald. Harry Miller è stato praticamente l'ultimo scrittore della generazione perduta e si era trattenuto a Parigi anche negli anni 30, o quantomeno c'era tornato. Ovviamente Harry Miller è famoso per Tropico del Cancro, un libro che ho letto contestualmente a quelli della Nin, però chiariamo un punto. Harry Miller non è uno scrittore di letteratura erotica, è un anticipatore del postmodernismo e devo dire che, per quanto a me non piaccia, sono veramente ammirato della sua prosa. Non mi sento di fare un video su Tropico del Cancro perché sento di non averlo apprezzato abbastanza per poterne parlare con cognizione di causa, però sicuramente non è un romanzo erotico e ha un grande pregio letterario, questo è indubbio. Io lo riconosco anche se non apprezzo tantissimo il libro. Ma tornando a Harry June, Harry June per me ha un caro ricordo, è un caro ricordo, però legato al film. Infatti il film che uscì nel 1990 con protagonisti Maria de Medeiros, Fred Ward e Uma Thurman nel ruolo della moglie di Harry Miller, mi colpì tantissimo, è un biopic che ricostruisce l'atmosfera della Parigi degli anni 30, che a me ha sempre affascinato parecchio. Mi è rimasto sempre il tarlo di dover leggere Harry June, libro, però devo dirvi in tutta onestà che la lettura è stata un po' deludente. Non tanto per la prosa di Anaïs Nin, che è sicuramente una grande penna, quanto più perché la versione romanzata per una volta, quella del biopic, è quasi più interessante di quello che va a raccontare Anaïs Nin. Anaïs Nin si è data a un sacco di tresche e tradimenti, uno stile di vita che io non apprezzo moltissimo, e leggere 400 pagine di diario in cui si descrive tutta la crescita interiore di questa autrice da un lato è sicuramente interessante. Dall'altro però questo continuo rimando alla libertà sessuale, che non è nelle mie corde, diventa pesantuccia alla fine. Però è sicuramente un grandissimo documento. I pezzi erotici, perché mi dite voi l'ha inserito in questa tranche di letteratura erotica? Perché è più che altro riconosciuto come un classico di letteratura erotica, però le parti di erotismo tout court sono piuttosto annebbiate, anacquate, non hanno grande presa. Problema che non affligge affatto il macellaio di Alina Reyes. Anche questo è un libro che io ho conosciuto prima per il film, il pessimo film con Alba Parietti. E devo dire che questo è uno dei casi in cui veramente il film non c'entra niente con il libro, ma neanche la storia, cioè è praticamente una libera adattazione del libro di Alina Reyes. Secondo me
Il macellaio invece è un riuscitissimo racconto, perché la dimensione del romanzo in realtà non ce l'ha, è molto breve, si legge praticamente in un'ora, però è un riuscitissimo racconto erotico. Cioè, se c'è uno scopo del romanzo erotico, che è quello di eccitare il lettore, la prosa della Reyes è efficace moltissimo da questo punto di vista. Il macellaio si legge, come dicevo, molto velocemente, e io lo consiglio soprattutto alle persone che si sono un po' mal abituate a tutta la paccottiglia derivata dalle 50 sfumature ed epigoni. Il vero racconto erotico è sicuramente più vicino a quello della Reyes che non a quello della James. Altro classico moderno di letteratura erotica è L'età di Lulu di Almudena Grandes. Anche da questo romanzo è stato tratto un film che io non ho visto. Per me era rimasto fisso nella memoria che questo faceva parte delle letture di narrativa erotica da leggere, un po' come un classico moderno della letteratura erotica. Secondo me va anche oltre questo, perché secondo me Almudena Grandes è anche una buona scrittrice psicologica, sempre legata al tema di cui tratta, cioè la crescita, il risveglio sessuale di una giovane donna, che ovviamente si dà la pazza gioia, questo è sicuramente un punto fondamentale del romanzo, però a un certo punto va oltre la trasgressione, va verso la perversione, e in questo il personaggio si perde. Il libro in fondo è proprio questo, è una critica alla trasgressione che diventa perversione. In questo è anche una buona lettura, come stavo dicendo, dal punto di vista psicologico. Per questo io l'ho apprezzato moltissimo, più che come romanzo erotico, che comunque ha delle scene riuscitissime dal punto di vista erotico, però dà qualcosa di più al lettore, e questo sicuramente è da apprezzare. Andando verso un classico che non considererei neanche un classico di letteratura erotica tout court, ma più che altro un classico di letteratura, in senso generale, La matte di Lady Chatterley. La matte di Lady Chatterley mi è piaciuto moltissimo, perché sicuramente fotografa un'epoca, ma ovviamente stiamo parlando di un ambiente socialmente ancora molto legato alle sue tradizioni vittoriane, e quindi al se lo fai non si deve sapere. E infatti quello che sfugge forse alla maggior parte delle persone è che lo scandalo di Lady Chatterley non è tanto che si dà alla tresca con il guardiacaccia, quanto più che il marito l'aveva spinta a cercare altri uomini, perché lui era impossibilitato a procreare, e quindi aveva suggerito alla moglie di cercarsi qualcuno con cui procreare per avere un figlio a cui far ereditare il nome dei Chatterley. La critica sta più che altro nella scelta della donna, non nel fatto che tradisce il marito. La donna sceglie, Lady Chatterley sceglie il guardiacaccia, che è una persona socialmente inferiore all'aristocrazia. Questo è il primo aspetto fondamentale di Lady Chatterley. Il secondo, ovviamente, che è quello che veramente causa lo scandalo e la censura che ha flagellato il romanzo per anni, è il fatto che questa donna fugge con il suo amante, quindi scardina completamente le leggi sociali dell'Inghilterra dell'epoca. Per quanto riguarda la parte, diciamo, erotica tout court, bah, più che altro è una questione di linguaggio, cioè di sboccatezza di alcune parti che sono messe in bocca al guardiacaccia. Per il resto non è che ci sia descritto nulla di che. Certo, è molto apprezzabile se viene calato nel contesto in cui fu scritto, cioè probabilmente quella lingua e quelle descrizioni all'epoca erano assolutamente fantascienza, e quindi quanto più apprezzabile il fatto che il libro, oltre a essere un caposaldo della letteratura, ha anche dato degli elementi di innovazione all'epoca in cui fu scritto. Io lo consiglio sicuramente. Sempre per continuare il periodo di letture, che non ho accennato, ma era all'inizio dell'anno, tra gennaio e marzo, mi sono dato alla scoperta di alcune letterature più che erotiche, più che altro dei manuali di sessualità
di culture estranee alla nostra. Mi ero informato perché all'epoca stavo conducendo delle ricerche sulla traduzione delle Mille e una Notte di Sir Francis Barton. Barton, esploratore del Medio Oriente, dell'Africa di fine 800, di metà fine 800, una persona completamente estranea al vittorianismo dal punto di vista culturale. Barton, oltre a tradurre le Mille e una Notte nella sua forma più pura, e quindi sicuramente una forma molto erotica, curò la traduzione anche di altre opere dell'area araba. E c'è da dire che l'area araba, come quella indiana, aveva molti meno tabù dell'area cristiana a parità di epoca. Per intenderci, il Kama Sutra e l'opera che sto per citare risalgono, mi sembra, entrambe attorno al periodo tra il XII e il XIV secolo. Noi tutti sappiamo, tra il XII e il XIV secolo, il massimo dell'erotismo che era proprio della letteratura europea. Il massimo che si riusciva a ottenere era il Lancelot di Chrétien de Troyes, cioè il massimo della trascrizione che era concesso era comunque una sorta di tradimento del re, figura istituzionale per eccellenza. Tra l'altro, questo è l'unico libro che ho fisicamente in mano. Il giardino profumato. Il giardino profumato, come ci suggerisce anche la deliziosa immagine di copertina scelta da ES Editori, è praticamente un manuale d'amore del XII secolo di aria tunisina. Oltre a ovviamente guidare l'uomo nel raggiungimento del piacere proprio e femminile, quindi con consigli che francamente a noi fanno anche sorridere, potremmo citare ad esempio il capitolo 18 e il suo titolo Di ciò che aumenta le dimensioni dei membri piccoli e li fa diventare imponenti, in cui si suggerisce di frizionare il membro con un olio per più giorni consecutivi. Una tale operazione conferirà al membro un notevole volume e dimensioni apprezzabili. A parte questi suggerimenti che lasciano il tempo che trovano, penso all'epoca, è un libro delizioso perché per apportare esempi alle tecniche che suggerisce, cita degli deliziosissimi racconti erotici, sempre di stampo arabo, che sono molto godibili ancora adesso. Quindi una lettura molto curiosa che dà anche l'idea di quanto fosse moderna la cultura araba nel Medioevo. Ultimo della carrellata, anche questo difficilmente si potrebbe definire forse un romanzo erotico di per sé. Però per me è sempre stato, anche questo sin da ragazzino, un tassello che volevo inserire nel mosaico della mia conoscenza della letteratura moderna, contemporanea, scusate. Io confondo sempre il termine moderno con contemporaneo, moderno ha un altro significato. Di Chimo, Lila dice: questo fu un caso letterario a metà degli anni 90 in Francia, perché dell'autore Chimo non si sa assolutamente nulla, probabilmente non esiste neanche, probabilmente è l'invenzione o dell'editore o di un autore più famoso che si è nascosto dietro questo pseudonimo per raccontare questa storia particolare. Ed è la storia di un ragazzino di origini maghrebine che vivendo a Parigi si innamora della figlia di francesi, quindi di una ragazza europea, vivono in un quartiere particolarmente povero di Parigi che è soggetto a molta violenza e molto degrado. Lei è una figura molto particolare perché è la classica ninfetta, però lo è soltanto a parole, nel senso che lei provoca continuamente tutti, provoca anche Chimo, che è il protagonista quanto il presupposto autore del racconto, però in realtà si scoprirà poi che tutto questo è un atteggiamento, le parole non corrispondono a veri fatti e vera esperienza. Quindi come leggerlo? Perché alla fine di erotico che cosa c'è? Soltanto qualche espressione particolarmente sboccata di questa ragazza? No, la ragazza ovviamente è Lila, Lila che comanda l'immaginazione di Chimo a parole, quindi da qui il titolo Lila dice.
No, io la vedo più come un ottimo racconto, romanzo breve, sulla condizione di degrado di certi quartieri francesi. È anche comunque un documento di un'epoca, perché ormai sono passati 20 anni dalla sua pubblicazione, e lo trovo anche un ottimo romanzo di formazione. Mi è piaciuto particolarmente. Mi dispiace che ormai non venga più pubblicato, tant'è che io per procurarmelo ho dovuto prenderlo usato, per fortuna in ottime condizioni. Infatti adesso me lo tengo caro nella mia libreria. Ho approfittato di questa domenica particolarmente rinfrescata e ventosa per registrare questo video, tanto più che sono a casa da solo e quindi posso registrare in un ambiente più luminoso e con un tono di voce più alto. Spero che questo aumenti leggermente la qualità del video, perché non mi è ancora data la staffa per il tablet che mi permetterà di registrare a 1080 cioè 1980x1080, quindi Full HD, e spero che a quel punto la qualità del video sia migliore dell'ultima, perché l'ultimo video, effettivamente, quello del videotag, è rimasto molto buio e anche molto disturbato dal punto di vista dell'immagine. Spero che questo sia un pochino meglio. Comunque, ci rivediamo al prossimo video che forse sarà un video tag, o forse ho ancora in serbo un paio di video che avevo registrato a settembre scorso, in cui parlavo di due libri che mi erano piaciuti particolarmente all'epoca, e siccome li ho registrati e tenuti in saccoccia, vorrei comunque condividerli, anche se ovviamente fanno parte di una fase iniziale del mio canale, in cui ero sicuramente meno spigliato. Ciao, alla prossima!